Continuiamo il nostro ripasso sui numeri parlando dei numeri primi e dei numeri composti. Cosa sono i numeri primi? I numeri primi sono quei numeri che, hanno, che sono più grandi di 1 e hanno se stessi o eh, l'uno come divisore. E tutti gli altri numeri invece, si chiamano numeri composti. Diciamo che tutti i numeri primi sono, sono dispari tranne il numero 2, che, che, come voi ben sapete, è un numero pari. Eh, per trovare i numeri dispiri, vi propongo, eh, i numeri primi, scusate, vi propongo un. Uh... Un esercizio che si chiama Crivello di Eratostene. Chi era Eratostene? Eratostene era un filosofo e un matematico di Cirene, quindi della Grecia, e che è vissuto nel secondo secolo. Per trovare quali erano i, i, i primi cento numeri primi, eh, fece questo esercizio che propongo a voi. Allora, la, la prima cosa che voi dovete fare è costruirvi una tavola dove scrivete in successione i primi cento numeri. Attenzione, questa non è la tavola pitagorica. Non è la tavola delle tabelline, è semplicemente la tavola del, eh, dove sono scritti tutti i primi 100 numeri uno dietro l'altro. Vedete che non c'è il segno e ogni striscia ha una decina: quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, fino a arrivare a 100. Ci vorrà un po' di tempo. Eh, prendetevelo con calma quando vi avete costruito questa tavola, cioè, quindi av avete rappresentato i primi 100 numeri eh, dovete fare così: allora bisogna colorare tutti quelli che sono i multipli di 2 tranne il numero 2. Quindi, io ho già iniziato almeno in parte per farvi vedere, però. Eh, non li ho colorati evidentemente tutti lascio a voi questo lavoro vi consiglio anche di usare le matite colorate perché ci saranno numeri che verranno colorati più volte e con il pennarello si rischia di fare dei grandi pasticci ecco quindi voi io purtroppo le matite non le avevo però voi le avete quindi usate quelle quindi coloro tutti in un multipli di 2 tranne il 2 quindi il 2 lo salto coloro il 4 il 6 l'8 il 10 12 14 poi vado avanti 16 18 20 eccetera fino ad arrivare a 100 poi coloro, coloro i multipli di 3, cambiando colore evidentemente, ma non il 3. Quindi, qua vedete che ho cambiato colore, non ho colorato il 3, ma ho colorato gli altri multipli, almeno ho iniziato a colorare quindi 6, 9, colorò il 12, poi il 15: 18, 21 e via discorrendo fino ad arrivare a 100. Poi devo colorare i multipli di 5, ma non il numero 5, quindi cambierò colore, salto il 5 e coloro 10, 15, il 20, il 25, il 30, 35 e via discorrendo. E poi i multipli di 7, ma non il 7. Quindi 7 non lo coloro e inizio 14, 21, 28 35 fino ad arrivare a 100. Eh, se uno fa fatica a ricordarsi le tabelline, ricordo che, se ad esempio, devo eh, contare i quadretti. Ad esempio, multipli di 7, non coloro il 7, 1, 2 3, 4, 5, 6, 7. Quindi 14 lo coloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il 21 lo coloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il 28 lo coloro. Vi dico così perché magari sui numeri che stanno dentro la tabellina andate anche abbastanza velocemente sugli altri potreste avere qualche difficoltà e allora eh, la rimediate rimediate l'esercizio in questa maniera quando avete colorato tutta la tavola ci saranno dei numeri che non sono colorati e saranno caselle bianche allora queste caselle bianche le, le disegnate i numeri contenuti nelle caselle bianche li scrivete qua sotto e quelli saranno i numeri primi contenuti nei primi 100 numeri eh, che noi usiamo. Buon lavoro!